Benvenuti a Restart, un'altra bellissima puntata. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Mi piace iniziare la puntata con una frase: è vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi. Una frase di Paolo Coelho e benaugurante di questa bellissima puntata di Restart. Non sono solo, Giusy, benvenuta. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Giusy, lascio a te l'onore di presentare gli ospiti. Beh, questi sono ospiti veramente, veramente speciali perché sono amici da tanto tempo. Abbiamo qui Barbara Cattivelli e Alessandro Cattivelli, rappresentano la Cattivelli Group. Ciao, buonasera a tutti. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. Mettiamo su canale Sky 810 streaming WellTV perché siamo anche in replica, perché siamo su tutti i social per quanto riguarda WellTV, Your Solution e naturalmente sui social di Cattivelli Group dove ci si scateneranno su per quanto riguarda Instagram e Facebook. Ringraziamo il nostro sponsor, eccolo qua, Lucaffè. Abbiamo preso un bel caffè, abbiamo fatto un bellissimo backstage, grazie. Ce l'abbiamo messa tutta. Ce l'abbiamo fatta e Lucaffè dovrà darci forniture e sponsorizzazioni a lungo per questa video clip che hai fatto tu. Lo attendo. Lo attendi? Sì. Sarà una puntata che farò difficile da condurre, ma terrò la barra al centro. Quindi, tieni duro. Tengo duro. Ringrazio molto Lucaffè, ma passo subito a salutare, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. Benvenuta Barbara. Buongiorno, piacere. È una storia bellissima questa, quindi un'azienda che ha attraversato e attraversa la storia della moda italiana, la storia dell'imprenditoria, la capacità di sapersi adattare, la capacità di rinascere nei momenti che non ci dimentichiamo, che stiamo navigando in acque inesplorate, purtroppo ancora presenti, che si chiama pandemia. Ma questa azienda ha le spalle larghe per poter attraversare queste acque, come dicevamo, sconosciute. Barbara, eccola qua. Ce la mettiamo tutta. Il tuo atelier, parlaci un po' del tuo atelier. Sì, allora, beh, prima di tutto vi do un assaggio di quello che è la mia azienda, nel senso che io e Alessandro gestiamo questa azienda, insomma, da diversi anni, ma l'azienda è stata aperta nel 1956 dalla nonna materna. E siamo arrivati ad oggi, alla terza generazione, e abbiamo sempre lavorato per i grossi marchi e finalmente abbiamo, insomma, un po' raggiunto il nostro sogno di produrre con il nostro marchio, che è Cattivelli Stile Sartoriale. E produciamo accessori e abbigliamento in seta, lana, cashmere, insomma, semplicemente in fibre naturali, e anche in piccoli accessori in pelle, di cui poi Alessandro, insomma, ha sviluppato un progetto ulteriore di cui poi arriveremo perché è una bellissima storia di rinascita. Ma Giusy ha detto una cosa importantissima: 1956, terza generazione, non facile, vero, questo coinvolgimento, passaggio generazionale, come si vuole chiamare. Beh, chiaro, la terza generazione è già un livello di passaggio del testimone importante, perché solitamente i passaggi tra il primo e il secondo, ma soprattutto tra il secondo e il terzo, sono momenti di cicli aziendali molto delicati in cui a volte si perde un po' quello che è l'essenza dell'azienda, o comunque c'è il rischio che non ci sia il sufficiente coinvolgimento delle nuove leve, delle nuove generazioni, o soprattutto la mancanza di capacità di stare al passo con quelli che sono i cambiamenti del mercato. Quindi il fatto di aver avuto la capacità di saper rispondere a quella che era la percezione del mercato, quindi l'esigenza del mercato, e sapersi rigenerare, a maggior ragione negli ultimi due anni con il momento di pandemia che abbiamo vissuto, quindi con tutte le situazioni di stallo che ha vissuto in particolare quello che è il settore della moda. In generale tutti i settori sappiamo che hanno avuto dei momenti difficili, ma ci sono alcuni settori come quello della moda che veramente ha sofferto in maniera particolare. Quindi la capacità di stare sul mercato e quindi di rigenerarsi, di saper sempre reinventare quello che è il prodotto offerto al mercato, tenendo sempre presente la vera anima dell'azienda. Loro sono stati in grado e sono stati molto bravi, devo dire. Bravi. Bene. Torneremo da Giusy, da Barbara, però Eccoci qua, perché è una bellissima inserimento nell'azienda, una bellissima storia di rinascita, nonostante il periodo, come diceva Giusy e la Barbara, che hanno attraversato. E tu
Grande tagliatore di seta, perché, attenzione signori, grande tagliatore di seta, perché si sbaglia a tagliare un rotolo di seta. È un guaio. È un guaio, sono soldini che vanno, sono soldini per lavorare per grandi marchi e quindi con tutti i controlli che ci sono, vero Barbara? Con tutte le due diligence per venire, per grandi marchi intendo, senza fare nomi, grandi marchi, non possiamo farli, però grandi marchi, tagliatore si è trovato di colpo in bianco senza niente da tagliare. Sì. Nel 2020, raccontaci. Innanzitutto dopo diversi mesi ad aver prodotto un'infinità di mascherine, quindi parecchie, 80.000 per veramente precisione. tante 80.000 mascherine. Sì, esatto, praticamente mi sono trovato nella condizione di dovermi inventare qualcosa perché cominciava a essere davvero complicato e complesso. Io che ho tanta fantasia e estro, quindi sia a livello pratico e manuale, io disegno e taglio costantemente in azienda, dopo diversi mesi dovevo fare qualcosa di diverso di nuovo e quindi ho avuto la brillante idea di inventarmi Guilty Beard. Cosa vuol dire Guilty Beard? Guilty Beard è barba colpevole, significa praticamente ho generato questa cosa perché un po' mi rappresentava, infatti il logo la racconta tutta, racconta un po' di me fra 20 anni, però insomma in un modo o nell'altro ho pensato bene che in qualsiasi modo fosse andata questa mia nuova avventura sarebbe stata poi colpa della barba, quindi bene o male ho detto proprio è colpa della barba. Quindi un tuo stile anche di personaggio sui social anche molto? Sì, tra l'altro non vi nego, io non sono mai stato social fino alla nascita di questa nuova avventura, invece adesso mi ci sono ritrovato. E dove ti trovano su Instagram, come ti chiami? Guilty Beard è proprio, quindi se voi vedete il classico teschietto con tanto di barba e sigaro, ecco io per assomigliare al logo ho cominciato a fumare, ecco. Il sigaro non c'era, l'ho messo. Qui vediamo però il sito Barbara che è il tuo dell'azienda. Esatto. Com'è il sito dell'azienda? L'azienda è Cattivelli Store. E rappresenta appunto il nostro marchio che è Cattivelli stile sartoriale. Questi sono un po' la rappresentazione degli accessori che produciamo e sicuramente non sono gli unici, nel senso che poi ci siamo sviluppati, produciamo anche degli accessori da donna veramente molto belli e in pezzi unici perché sono sciarpe in cashmere e seta, abbiamo delle borse, come state vedendo, fatte proprio completamente a mano in pelle crochet. E devo dire che, sicuramente a proposito di reinventarsi, noi abbiamo sentito la necessità a un certo punto di spostarci dalla produzione principale degli accessori eleganti da uomo come cravatte e papillon e sviluppare un po' invece il mondo donna che a noi mancava e invece ci siamo resi conto che poteva essere un po' anche d'aiuto alla nostra attività. Per cui anche perché diciamocelo con tutto questo smart working e questa impossibilità di organizzare feste, uscire a cena, tutti quelli che erano i nostri prodotti di punta, il nostro core business sono venuti a mancare, cioè la richiesta è venuta a mancare ovviamente. A zero veramente, mi vengono i brividi solo a pensare al periodo che abbiamo vissuto. E qui ti fermo a Barbara, qui questo è un esempio, ringrazio molto la regia, Mariano, sempre preciso e puntuale, la solitudine dell'imprenditore, nei momenti di difficoltà l'imprenditore è solo e deve prendere decisioni e dice brividi. Brividi quando vedi che il fatturato non c'è più, quando non ci sono, il telefono non squilla, le mail non arrivano, è un momento di veramente difficile. Qui entrano anche i sentimenti, qui entra anche la passione, qui entra anche la rinascita, perché questa è la vostra storia, la rinascita. E quindi è molto importante. Fermo un attimo le emozioni, Giusy, torno da te per l'angolo di educazione finanziaria che mettiamo sempre nelle puntate. Andiamo sul pragmatico, scivoliamo su queste emozioni, mi stavo emozionando anche io perché è una storia che sento proprio sulla pelle di tante aziende, non solo di questa, di rinascita, però Giusy, siamo andati a trovarli nel loro atelier che è a Isola Dovarese, giusto? Sì. Isola Dovarese, provincia di Cremona, e parlando con Barbara ha detto ma per i miei figli, e siamo andati a parlare di come poter valutare, come un'altra cliente che ti ha chiesto per i nipoti, sì. Ma Giusy, ma se nasce un bambino devo fargli il fondo pensione?
Beh, è un'ottima, direi che sarebbe un'ottima idea. Il fondo pensione ha una doppia valenza, nel senso che chiaramente canalizza delle risorse che magari i genitori, gli zii, i nonni desiderano accantonare per i propri nipoti o per i propri figli per il loro futuro. Quindi sicuramente è un'ottima destinazione per quanto riguarda dei fondi fatti anche di piccole dosi, cioè nel senso che comunque non necessariamente bisogna avere dei grandi capitali, ed è anche uno strumento di educazione finanziaria per i diretti beneficiari, quindi i ragazzi, i figli, i bambini, i neonati, perché nel crescere si abituano a questa idea di accantonare per il futuro, quindi è un ottimo strumento sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista educazione finanziaria. Chiaramente il fondo pensione sappiamo che ha una normativa dedicata e specifica, quindi ha delle peculiarità che sono sia peculiarità che individuano proprio dei comportamenti ben precisi, quindi lo devo accantonare, non lo posso disinvestire quando e come voglio, perché comunque ha una finalità ben precisa che è quella previdenziale, cioè di previdenza complementare. Ci sono delle casistiche specifiche previste dalla normativa per poter accedere a questo capitale, per esempio nel caso dei ragazzi che, non so, i cui genitori o i nonni hanno accantonato un capitale da 0 a 18 anni, quando sono 18 anni o 20 anni che desiderano fare un certo tipo di percorso accademico che magari esige delle risorse finanziarie, è possibile accedere ad un'anticipazione del 30% per avere la risorsa finanziaria per magari mettere le basi di questo percorso particolare. Questo è un esempio che ho fatto. Ecco, diciamo che la finalità del fondo pensione, cioè, è proprio individuata nel lunghissimo periodo, quindi l'orizzonte temporale è oltre i 20, 30 e 40 anni a seconda dell'età in cui si aderisce al fondo pensione, e ha delle caratteristiche specifiche che vanno rispettate. Le anticipazioni sono un po' quelle che noi siamo abituati a sentire nel caso del TFR, quindi quando si ha la prima casa, quando si compra la prima casa, quando si ristruttura per motivi di salute, cioè ci sono delle casistiche specifiche, quindi non è che sono intoccabili queste risorse finanziarie, questi soldi, ma il principio fondante è che quelle risorse vengono accantonate per il futuro previdenziale, cioè quando noi non saremo più in grado di poter lavorare, di poter avere un reddito per vivere, per mantenerci ogni giorno. Quindi in quello è la finalità delle risorse, ed è per questo che la normativa è piuttosto, diciamo, incanalata, piuttosto specifica, ma davvero non ha niente di così rigido e di così insopportabile. Per quale motivo però io dico che quando c'è un neonato, quando c'è un bambino piccolo, è meglio fare un fondo pensione? Perché prima si parte e prima si raggiungono quei piccoli obiettivi di agevolazioni fiscali in ambito di prestazione, poi quando sarà il momento di usufruire di questi soldi. Quindi alcune specifiche agevolazioni, alcuni specifici vantaggi, prima si aderisce e prima si raggiungono. Grazie Giusy, questo angolo di educazione finanziaria che non finisce mai. Noi abbiamo quello che conta, appunto, gov.it, sempre sì, diritto nel mese di ottobre, ma in tutte le puntate, Giusy, un piccolo angolino. Aggiungiamo sempre qualcosa in più. Però torniamo da Barbara. Barbara, siamo al 15 di dicembre, Natale in arrivo, è l'ultimo dell'anno in arrivo, Barbara. Possono venire da te sia online sia nel tuo atelier per fare qualche piccolo... acquisto di Natale per i regali. Sono bellissimi. Sono bellissimi. Vedo Giusy che tu hai acquistato. Sono bellissimi. Fai vedere cosa hai acquistato, Giusy, cos'è? Questa è molto particolare, è sciccosissima, quindi. Guarda. No, ma questa l'ho presa per me, è un regalo per me, ovviamente. Bella, 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 complimenti. No, beh, devo dire che sicuramente loro sono la massima rappresentanza. La cravatta non è a caso, la cravatta è Cattivelli, voglio far notare, guardate qui, Cattivelli. C'è tutto a posto. Lo so, voi siete veramente i nostri clienti affezionati. Ma torniamo a quelli che non sono ancora tuoi clienti e che vogliono venire, come possono fare? Dunque, prima di tutto, noi ovviamente ci siamo evoluti in questo periodo di pandemia, per cui c'è la possibilità di contattarci telefonicamente per WhatsApp o attraverso i social, e organizziamo una semplice WhatsApp call in cui, insomma, c'è la possibilità di vedere un po' tutti i nostri prodotti. E siamo molto specializzati veramente nella regalistica, nel senso che oltre a avere un bellissimo packaging, per cui
all'interno abbiamo cioè questo bigliettino fatto con la cera lacca, il nastro in raso, e poi per chi volesse ci può ordinare semplicemente un bigliettino con un messaggio per il destinatario, e noi lo scriviamo a penna con la stilografica, insomma, in un modo molto curato e un po' esclusivo come sono i nostri prodotti. Effettivamente, poi noi abbiamo uno showroom a Isola Dovarese, ma insomma questo ormai è, direi che è la seconda opzione, visto che attraverso la WhatsApp call raggiungiamo tutti. I prodotti, beh, li vedete addosso a noi in realtà, perché queste sciarpine da collo in seta, abbiamo queste sciarpe in cashmere di diverso, insomma, disegni e colori di tutti i generi. Cravatte, pochette per uomo. Esatto, piccoli accessori in pelle, e sicuramente il pensiero di Natale in questo modo è un pensiero davvero esclusivo, pensato. Poi Barbara, una cosa è veramente esclusiva che fate voi, è partita la Scala, quindi la prima della Scala, quindi sono ripartite a catena tutti i teatri. Assolutamente. Fate una cosa molto particolare. Eh sì, noi facciamo gli accessori per eleganti per lo smoking, per cui il papillon, la fascia da smoking, quindi classico raso nero, però sempre insomma un po' esclusivo. Tutto perché a mano. Ok, anche il nodo fatto a mano, nel senso che per chi non è capace a farsi il nodo, già lo consegniamo noi, insomma il papillon annodato a mano da noi, e deve semplicemente indossarlo. Ringraziamo la Barbara per questo periodo natalizio. Mi è venuta una domanda: rigorosamente a mano il nodo del papillon, perché si può fare anche in maniera diversa? In realtà sì, vengono fatti i papillon già pronti. Già c'è il farfallino, è semplicemente da applicare, basta, quindi già... È meno articolato. Stile americano, ecco. Che lo fai così con l'elastico, tac. Esatto, siamo super. Così. E invece hanno dato a mano, un tempo era solo per gli specialisti, adesso invece è per tutti, proprio perché lo consegniamo noi, hanno dato a mano, e quindi facilitiamo la vita. Questa è un'esclusiva. Ma torniamo alla rinascita. Siamo nel 2020, dopo le mascherine, che diavolo hai fatto? Dopo le mascherine avevo necessità di fare qualcosa di nuovo e di diverso, e così, siccome già con l'azienda precedentemente abbiamo cominciato a fare piccoli accessori in pelle, da quello mi sono guardato un pochino intorno, avevo bisogno di fare qualcosa di un po' più maschile. Regia, grazie, parte questo accessorio per barman, reggimaniche, sì, questo è uno degli articoli, dei tanti articoli molto che faccio, freestyle. Esatto, freestyle. Sì. E poi altra cosa, vabbè, generalmente per quanto riguarda il mondo, il pianeta barbecue, la ristorazione, faccio un sacco di cose in pelle, tutte quante estremamente... Facciamo un po' che lo vediamo a favore di regia. Tutte quante estremamente personalizzate. Questa che vedete in questo momento è un rotolo portacoltelli che ho dovuto creare per un cliente tedesco, un ottimo personaggio, un ottimo individuo. E questo è un gran bell'articolo, ne sto facendo diversi. Guilty Beard, essendo una giovane realtà, non ha un sito internet, ma c'è comunque in programma di poterlo realizzare e fare, quindi mi trovate su Instagram e ho un sacco di belle idee. Intanto sei incubato nella Cattivelli Group, insomma. Sì, certo, all'interno dell'azienda io comunque continuo a operare. È una startup incubata in un'azienda storica. Esatto. E quindi, insomma, stiamo facendo un sacco di belle cose. Fai vedere questo articoli. Bellissimo grembiule. Questo è uno dei tanti grembiuli che ho realizzato in pelle, destinato, questo che vedete in questo momento, al mondo del barbecue. E poi, ripeto, la particolarità è che qualsiasi cliente lo può creare come meglio crede. Lo metterò sulla mia pagina Facebook Uomo che Cucina. Esatto. Metterò il tuo grembiule a favore dei miei followers. Non Uomo sanno che questo rimarrà qui per Maurizio. Grazie. Quindi avrà già modo di poterlo indossare. Grazie, non sapevo questa. Dopo la caramba, che sorpresa! E ci siamo. Ma questa cosa qui, stiamo sorridendo adesso, nel momento in cui eri dopo le mascherine, non era facile pensare a una cosa di rinascita. No, non è facile, però tornando al discorso barba, io mi sono approcciato a questo mondo perché durante il mio barbiere mi chiama una sera e mi dice, ve la faccio brevemente, Vai. Ho bisogno di un modello, e ha pensato a me, già lì aveva poche speranze. Però sono andato e una volta entrato in questa barberia, che non avevo mai frequentato, ho notato una colonna dedicata proprio verso l'esterno del locale, dove c'erano diversi gadget che non c'entravano nulla con quello che riguardava poi il discorso barbieria, quindi dai bracciali agli anelli piuttosto che, e c'erano anche alcuni articoli in pelle, e io ho cominciato da lì, ho cominciato a portare alcuni dei miei articoli pocket, quindi portafogli piuttosto che,
sono stati interessanti, è partita la prima barberia, poi la seconda, poi la terza e poi mi sono buttato nel mondo della cucina e lì è stato. Quindi fornisce anche ristoranti importanti, chef importanti? Sì, più che ristoranti, proprio i singoli individui. Quindi proprio si può fare qualche nome? Si può fare qualche nome? No. Oddio, ho avuto modo di... Non si può fare, ma sì. Nomi importanti della TV, quest'estate Joe Bastiani, ho comunicato con lui, gli ho dato un paio di grembiuli. Poi altri nomi importanti. Non possiamo. Ma non possiamo. Ok, rimaniamo lì. Li vediamo in TV, li vediamo solo se sono noti su Instagram. Sì, esatto. Sono su Instagram, li vedete su. Però è un canale fantastico perché poi c'è un bel richiamo. C'è tanta. Molto estero, però mi dicevi, è molto estero. Sì, stranieri, tanti, questo è bello. Io poi frequento comunque tutte quelle che sono le gare, le competizioni di barbecue. Io vado col mio stand, ho modo di poter presentare i miei articoli. E tutti i partecipanti chiaramente nell'arco della giornata vengono a vedere qualche faccio e lì raccolgo ordini, creo. Giusy mi ha detto nel backstage non farmi la domanda per quanto riguarda tutto il mondo delle bike, delle motociclette, per piacere, se no vengo sul mezzo. Io non gliela farò mai questa domanda. Hai esaudito il suo desiderio. Non farmela, mi ha detto, per piacere, perché se no vengo in bike. Non farmela, mi ha detto. In diversi mi fanno queste cose, perché non ti dedichi al mondo delle moto? È molto complesso, è veramente importante. Ma io non te l'ho fatta questa domanda, perché stai parlando delle moto? A tradimento. Perché? Torniamo dalla Giusy e chiuderemo con la Barbara. Giusy, siamo verso fine anno e quindi anche resoconto dal punto di vista della gestione del risparmio, dei patrimoni, eccetera. Cosa consigli adesso alle persone, ai tuoi clienti, a quelli che non lo sono, di fare un check-up di fine anno o lo facciamo a gennaio, un check-up, Giusy? Ma no, il check-up, ogni volta che una persona, un risparmiatore, un investitore, sentono il bisogno di doverlo fare, perché necessariamente nasce da qualche domanda, cioè nasce dal dire è tutto a posto, c'è qualche cosa che non va, chiaramente in questi giorni c'è un po' di volatilità, di incertezza sul mercato, sui mercati, proprio dovuto anche a questa instabilità ancora nell'ambito pandemico, e quindi questo genera un po' di insicurezza, non si sa. Come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, queste acque sconosciute in cui ci avventuriamo ogni giorno perché di fatto non sappiamo in che direzione stiamo andando. Quindi chiaramente alcune volte a livello emotivo noi sentiamo queste incertezze e dobbiamo in qualche modo rassicurarla e toglierla e abbassare quella che è la pressione che sentiamo dentro di noi attraverso delle conferme. Quindi se sentiamo il bisogno di fare il punto della situazione è sempre meglio, quantomeno per capire che stiamo andando nella direzione giusta, che la nostra pianificazione finanziaria, che è alla base di tutto, effettivamente risponde a quelli che sono i nostri obiettivi. Quindi stiamo sentendo che tutto quello che abbiamo deciso e abbiamo pianificato sta andando e sta continuando, oppure magari invece capiamo che c'è qualcosa da togliere o da comunque da rimodulare. Questo sicuramente a fine anno o a inizio anno, a seconda di quelle che sono le nostre abitudini, anche perché magari a fine anno di solito abbiamo anche qualche risorsa finanziaria da dedicare in più al nostro portafoglio, quindi se abbiamo della liquidità da destinare al nostro portafoglio potrebbe essere che decidiamo di investirla, che decidiamo di incrementare qualche linea che noi abbiamo già iniziato qualche tempo fa, qualche mese fa. Sicuramente, ecco, se abbiamo bisogno di essere rassicurati o di approfondire su alcune tematiche, quindi tipo anche se l'orizzonte temporale che abbiamo deciso è corretto, quindi se la nostra visione o i nostri obiettivi hanno una durata ed è confermata che quella sia la durata corretta, perché magari dobbiamo invece tarare meglio quelle che sono i nostri investimenti. Questo è sicuramente un momento di riflessione, ma giusto a volte il momento di riflessione è più per tranquillizzare o per confermare che abbiamo fatto un buon lavoro, più che andare a fare dei cambiamenti. Però a volte ci sono anche delle rettifiche da fare. Grazie Giusy, la troviamo su LinkedIn, Giusy, la potete contattare su LinkedIn. Certo. La gestione delle emozioni, grazie Giusy, sempre delle piccole chicche dal punto di vista dell'educazione finanziaria. Ma do la palla alla regia per il video istituzionale di Cattivelli Group subito, lo vediamo subito. Bellissimo. E chiuderemo con i riferimenti per i numeri di telefono, la puntata bellissima che sta andando in onda.
Giusy? Beh, io resto sempre affascinata dai tessuti, sono questa leggerezza, anche morbidezza dei tessuti, io sono molto affascinata dalle fantasie, dalla scelta. Devo dire, Barbara, che è sempre comunque la difficoltà è davvero la capacità di scegliere i tessuti e di riuscire a fare le scelte giuste in termini di qualità, perché sono tutti colorati, sono bellissimi, veramente mi affascina, mi fanno sognare davvero. Barbara, è un bellissimo video istituzionale, molto emozionante. Sì, ma il sito, siamo manciata di secondi alla fine della puntata, bellissima. Beh, ma sicuramente ci trovate su Cattivelli Store, il nostro sito, e Cattivelli Stile Sartoriale su Instagram e su Facebook. Una tua mail per il contatto diretto? Certo, assolutamente, è info@cattivelligroup.com, comunque sul sito trovate tutto. Ma concludo la puntata con il barbone mio preferito, eccolo qua, Alessandro, ti chiedo un aiuto. Numero di telefono? Sì, un numero di telefono. Allora, sede Cattivelli Stile Sartoriale 0375 396 116. E un cellulare eventualmente? 338 7681 273 Barbara. Sì. Per la produzione 335 63 82820 il Barbone. Il Barbone, quindi il Guilty è lì. Guilty Beard è quello. Guilty Beard è solo lì. Quello. Quindi abbiamo fatto un'altra puntata di Restart, una puntata di rinascita, una bellissima puntata del guarda al futuro. Grazie a Cattivelli Group, alla prossima puntata. Buonasera, ciao. Ciao, buonasera. We'll be right back.